Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il firmware della FlySky FS X14S. Questo aggiornamento serve per visualizzare il segnale RSSI direttamente nell'USD di Betaflight. L'RSSI indica la potenza del segnale radio e conoscere questo valore è importante per evitare di allontanarsi troppo e perdere il collegamento tra drone e radiocomando. Il nuovo firmware farà passare l'RSSI direttamente su un canale predefinito. In questo modo saremo in grado di visualizzare questo dato con qualsiasi radio andremo ad usare questa ricevente. In particolare, se avete un i6 o un i6X, il segnale RSSI verrà visualizzato senza la necessità di aggiornare anche la radio. Per aggiornare il firmware ci servirà un programmatore ST-Link V2. Se avete altri programmatori come Arduino Nano o FTDI o qualsiasi altra cosa, non va bene. Vi serve necessariamente un ST-Link V2. Se dovete acquistarlo, vi lascio tutti i link in descrizione. Ora scarichiamo il software. Per installare il firmware nella ricevente ci servirà l'ST-Link Utility. Clicchiamo qui e poi qui. Clicchiamo accetta. Inseriamo i nostri dati e la nostra email. Il link per il download infatti ci verrà inviato via email. Oltre all'utility ci serviranno anche i driver del programmatore. Scarichiamo anche questi. A questo punto ci procuriamo il firmware che troviamo su GitHub a questo indirizzo. Il link come sempre è in descrizione. In questo elenco individuiamo la nostra ricevente, la X14S. Come vedete abbiamo due file, uno con RSSI su canale 14 e uno su canale 8. In linea di massima quello su canale 14 va sempre bene, scaricate quello su canale 8 nel caso dovete usare questa ricevente in modalità PPM o su SD Keys. Per me quello su canale 14 va bene. Quindi clicco su Download. Ora è venuto il momento di installare i driver del programmatore e l'utility. Ora che abbiamo installato tutti i software, siamo pronti per aggiornare la ricevente. Partiamo rimuovendo i cavi e il termo. Adesso saldiamo 4 cavetti nella scheda, seguendo questo schema che vi lascio anche in descrizione. Saldiamo un cavetto rosso nel pad 3.3V, uno nero nel pad GND e usiamo altri due colori per l'SVCLK e l'SVDIO. Dopo aver prestagnato, possiamo saldare. A questo punto non ci rimane che collegare i cavetti, facendo molta attenzione a unire 3.3V, GND, SVDIO ed SVCLK del programmatore nei corrispondenti pad della ricevente. Colleghiamo il programmatore al PC e avviamo l'utility. Quindi clicchiamo su Connect Target. Dopo andiamo su Open File e selezioniamo il firmware che abbiamo scaricato. Infine clicchiamo Program Verify, lasciamo tutto così e clicchiamo su Start. Una volta terminato il processo, l'aggiornamento firmware è completo. Possiamo cliccare su Disconnect from Target.
Una volta rimossi i fili possiamo rimettere il termo. Ricordate che è necessario effettuare nuovamente la procedura del bind. Ora avviamo Betaflight per configurare la ricevente. Per iniziare assicuriamoci che in configurazione l'RSSI analogico sia disattivato. Se lo attiviamo non saremo in grado di visualizzare l'RSSI della X14S. Ora andiamo in receiver. Come notate l'AUX10, che corrisponde al canale 14, ha un valore di 2000, che è appunto l'RSSI. Ora andiamo in RSSI Channel e scegliamo AUX10. Quindi clicchiamo Save. Per finire andiamo nel tab USD e attiviamo il valore RSSI. Perfetto, abbiamo finito, la ricevente è aggiornata e Betaflight riconosce l'RSSI. Questo era il mio tutorial per aggiornare il firmware della FlySky X14S. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.